colpa dello smog. Se lavoro adesso non ce l'ho, son disoccupato. Cassa integrazione per la crisi, la paranoia ormai ce l'ho. Siamo tutti pazzi, masse multimediali, ma sperimentali, che vogliono lavorare solo di pensieri, solo mezzi lavori, senza mani sporche. Se domani mi gira, faccio l'arrotino. Donne, è arrivato l'arrotino. E l'ombrellaio, è arrivato l'arrotino. L'arrotino. Donne, è arrivato l'arrotino. Ci siamo! Tentate evasione! Oggi in argomento un po' frizzantino, un po' di quelli... i canoni di bellezza! Ecco appunto, quindi che fare? Primo collegamento, la prima videochiamata, siamo pronti? Vai! Diamo il più cordiale buonasera alla signora Barbara Alberti. Signora Alberti, buonasera, benvenuta soprattutto! Chi sei, caro? Siamo in collegamento, tentate evasione. Sono Marco Ciriaci, il presentatore. Che collegamento? Collegamento, l'abbiamo chiamata poco fa. Mi avete chiamato? Non mi risulta che mi avete chiamato, non ho sentito squillare. Come mi avete chiamato? Non ho sentito. Squillare. In realtà avremmo dovuto fare un collegamento. Vabbè, ma tu in chi video. Sei? Scusami, tu chi sei? Tronista? Sono. Ma che tronista? Velino. No, ma quale velino? Isolano dei famosi? Ma quale isolano? Che cazzo sei? Scusa, io non fai niente di queste cose che ti ho detto. Cosa fai? Signor Alberti. Cosa fai nella vita? Signor Alberti, sono il presentatore, il conduttore di questa trasmissione televisiva. Che oggi... trasmissione? Tentate evasione. Mai sentita? No? L'ho appena detto. Mai sentita? Beh, siamo alla terza puntata. Va bene, dai, cosa volete? Fai, dai, che sono idea. No, dai. L'abbiamo veramente. Ci interessava sapere la sua illustre opinione per in merito all'argomento del giorno. Quindi... tu lo sai che a me me le pagano le opinioni, sì, lo sai. Lo sai che me le pagano le opinioni. Sì, però prima di fare il collegamento con lei, noi abbiamo chiesto. No, mia redazione... non mi avete chiesto niente. Comunque adesso sono qua, dai, su, non mi fare inquietare, su. Parliamo di quello che dobbiamo parlare. In realtà sarebbe. Ma tu mi vedi? Beh, originariamente doveva essere una videochiamata, esattamente. Ecco, io non ti vedo, caro. Avremmo dovuto vederla, poi invece ci sono stati problemi tecnici. Va bene. Quindi, vabbè, sì, ecco. Va bene. Io comunque la vedo, forse lei non vede me. Certo, io non la vedo e forse è meglio. Prego, mi dica. Senta, a proposito, argomento del giorno, canoni di bellezza. A proposito. Volevamo sapere. Sì. Cosa volevate sapere? Cosa ne penso? Esattamente. Canone di bellezza, innanzitutto, caro, il canone. Ecco, questa parola così che ci riporta al passato. Sì. Il canone di bellezza, grazie a Dio, non si paga. Il canone della Rai si paga. E quindi questa è già una cosa al nostro che c'entra? No? Sono due cose completamente diverse, mi perdono. Lo sai tu, lo so io che sono scrittrice, tu lo sai. Ha ragione, anche poetessa, se non sbaglio. Anche poetessa. Grandissimo. Tu sei, come sei? Sei figo? Una mezza tacca, come sei tu? Beh, proprio da buttare via proprio niente, però insomma il non è il canone di bellezza dei greci, ecco, parliamo del canone di bellezza dei greci. Mandami una foto del culo. No, che c'entra il canone? Come? Le statue greche non le hai mai viste? Sì, la cosa più importante era il culo e il pipino. Ah, ecco. Quindi nel tuo caso io ti chiedo di mandarmi il di dietro, che forse è molto più interessante del davanti. Ce la salviamo, ce la salviamo. Ha ragione, ha ragione. Ti fai spiritoso, caro? No, assolutamente no. Ho capito chi sei tu. Sì. Ho capito chi sei. Sì. Tu sei quello che Democrito definirebbe un vortice nebuloso di enunciati sollazzanti. Ah, benissimo, beh, tutto molto chiaro. Un gran cazzaro! Un gran cazzaro, questa è la mia vita. Scusi, ma e a questo proposito. Sì, bene. Ti leggerò un passaggio. Oh, che piacere, bene. La doccia lo rigenerò. Cose. Rimpianse una volta di più di non avere un caminetto. Sì, ma che c'è? Ma... con quel cielo nerissimo là fuori e la pioggia che continuava a sfeffeggiare i vetri delle finestre portate dal vento. Si sarebbe volentieri seduto di fronte al fuoco Berti. Con un bicchiere di whisky e un libro nella poltrona a dondolo. Sì, non capisco il nesso logico. Ma è quello che mi ha detto, che cazzo di libro è questo? Che so? Chi mi ha messo qua sulla scrivania? Ha letto lei. Non mi mettete sulla scrivania dei libri che non ho comprato. Chi è? Ridolfo. Chi è Ridolfo? E il mio cameriere. Ridolfo. Sì. No, e niente, si è preso il tuo libro. Ah, niente, non so che fare. Ti posso leggere questa se vuoi. Vabbè, potremmo contattarla. Salvezza rifrescante monoduso. Sì, è bello. Monodose anche. E di Ridolfo, magari. Bene, di Ridolfo. Potremmo ricontattarla magari in futuro, prossimamente. No. Come no? Perché? No, chiedete Ridolfo. No, ma che Ridolfo? Io vorrei parlare con lei. Ridolfo! Ma come ti pare il tuo capito? Come ti chiami tu? Io sempre Marco Ciriaci. Sempre sconosciuto sei. Sì, bene. Sì, grazie, sì. Arrivederci. Non chiamate più, grazie. A risentirla. Ridolfo! Donato! Ammolavi in dubbio. Ma sto al lavoro in corsa, sta a fare un corso per lavorare.
Eh no, perché sono 3 mesi che sta dentro a sto buco. Ma che sta a cercare Atlantide? E ricordati, il tubo giallo è quello del gas e quello verde è dell'acqua. Non mi fare come l'altra settimana che l'hai scambiati. Mi socera per un bicchiere d'acqua, ma la sono ritrovata sul soffitto. Questi dei si appresso come i ragazzini proprio. Ma che vi guarderete? Ci sto io a controllare, non vi preoccupate. Donato! Poi dice uno, dice due. In diretta dall'isola Franco 30 Frange, vai. Collegamento con Franco 30 Frange sull'isola. Franco, ma dov'è? 30 Frange! Ah Marco, mannaggio! Ma che stavo facendo? Sto facendo, dopo la spiego. Vabbè. Sì. Senta, allora, questa volta non può dire nulla. L'abbiamo mandata, niente po' di meno che, sull'isola di Palmarola. Ma quale isola? Ma questa sulla Trionfale, ma come sulla Trionfale? Ma con 2 euro del budget, mandate, no vai. Ma che la volevo? A Ottavia e Palmarola. Allora. Giusto perché lo voglio bene. Vabbè, senta, allora, ho una notizia fantastica che sicuramente la renderà strafelice. Oh. Molte mail sono arrivate in studio per lei. Per in redaz- sì, molte fan. Dai! Sì. È normale però, Marco. Normale, Io sono un pornodivo emergente, super datato. No, sei mai super dotato, 30 pagine. No, super datato. Ormai c'ho una certa età, Marco mio. Vabbè, non si butti giù. Ma che mi butto giù? Non mi posso buttare giù, Nel mio lavoro se te butti giù, abbiamo Ferrara! Ferrara! Appunto! Senta, ma piuttosto, l'abbiamo vista abbastanza. Ma che stava facendo? No, stavo, siccome probabilmente verrò mandato sull'isola della playa desnuda. Sì. Mi stavo cercando delle cose da mettermi per coprire. Le pudenda? Perché? No, dicevo, per coprire le pudenda. Ma quale tenda? Che me ci metto una tenda? Ma no, ma basta una conchiglia, una cosa, capito? Un po' grossa. Ma cavolo, pure te una, Marcolino. No, a me non serve. Già, te basta una tellina. Non faccia lo spiritoso, 30 frange, piuttosto. Fermo un po', fermo un po'. Sì. No, vabbè. Ma 30 frange, c'è una bellissima ragazza dietro di lei. 30 frange. Ma che sto di? È passata dietro di lei, ma uno stacco di femmina allucinante. Cioè. Ma Marco, ma non mi sta a piangere, io già ce vedo. C'è una femmina che non ce vedo, come dice le donne qua. Ma che sta di? No, c'era dietro di lei, ve l'assicuro. 30 frange, per favore. Vabbè, comunque, piuttosto, a proposito di bellezza, questa puntata è dedicata ai canoni di bellezza, lo sa, no? Esatto. Noi volevamo sentire il suo illustre parere. Lei è un esperto. Fai bene. Un esperto a 360 gradi. A 360? A 90 gradi a me vede niente. 30 frange dietro di lei, si giri! Ma è possibile, ma che. Ma non la vedi? Ma che sta di? Ma Marco! Ma che me vedi piangere? Già non mi sento tanto bene. No, ma non si. Ma io l'ho già detto, non si butti giù. Lei è in forma smagliante. È vero, però. Sì. Diciamo. C'ha una certa sexagine. Beh, sexagine. C'ho pure la tartaruga. Beh, ma non esageriamo, la tartaruga io non la vedo. Sì. Manco io stavo qua, ma c'è andata. Chi? La tartaruga mia, Mennea. Mennea, l'unica tartaruga che corre. Mennea, andannata, mannaggia la miseria. Mennea. Stavo qui io. Guardando, sta sempre appresso a quel cane. Mennea, vieni qui, Mennea. La salutiamo. Ciao. Rientriamo dall'isola e salutiamo il nostro 30 Frange. È arrivato il momento del collegamento dal centro di Roma per ascoltare le vostre idee, i vostri commenti, però dal vivo. Collegamento, vai. Allora, consueto collegamento con il centro di Roma. Questa volta siamo in diretta addirittura da una piazza importante, da Piazza San Pietro. Collegamento, vai, ci dovrebbe essere un nostro ascoltatore, se riusciamo a beccarli come al solito. No, non è possibile. No, vabbè ragazzi, non è possibile. Non è possibile che è sempre lui. Sì. Poi no. Non è possibile veramente. No, vabbè, c'è qualcosa che non va. Cioè. Appunto, mi sa che è successo qualche cosa che ogni volta che vado in giro per Roma vi incontro a voi. Che sicuramente è un'interferenza, caro il mio Ovidio. Livio. Mi sa che mi avete coglionato il telefono. No, che coglionato? Se mai clonato, non coglionato. Ma a me mi avete coglionato però, perché ogni volta che vado in giro mi state già fastidio. È l'unica spiegazione, guardi, mi scusi, ma non è possibile. Vabbè, comunque. Vabbè, e allora che devo fare? No, nulla, noi vogliamo pregare insieme, che ne so. Che pregare. Dicci la tua sull'argomento del. Tanto ci sei, sembra fatta apposta. L'argomento del giorno, i canoni di bellezza. I canoni di bellezza. I canoni, sì. I canoni di bellezza. So problema che dite voi, canoni di bellezza. Vabbè. C'ho un po' un difettuccio, no?
Beh, si vede, si vede. Mi sono andato a levare un po' del peletti, no? Che... Beh, si vede, dalle sopracciglia si vede un pochino. Ma che sopracciglia? Ascelle! Ma come ascelle? C'ho certi ciuffoni, ma che non puoi capire. Pensate, mamma mau! Mamma mau! Ecco! Che problema, capito? Che poi, canoni di bellezza, si va a vedere, no? Sì. Oggi parliamo di donne, posso parlare? Ma sì, sì, certo. Il problema, no? Che donne oggi... Sì. Via. Che cos'è via? Che... No, ma noi... Beh, attenzione, sì, vabbè, certo. Se rasano la aiuola, come l'ho chiamato? Sì, depilazione, depilazione, sì. Io so gusti un po' diversi, no? Ah, sì? Sì. Sì. Cioè? Io sono affezionato a quelle belle patonze anni 80. No! Come dei cani, quelle belle patonze... L'importante è che quando rimettete il gas, avvertite, non fate come ieri, che per fare il collaudo ogni 10 minuti attaccavate e staccavate il gas, attaccavate e staccavate il gas, non si fa così, no? Mia moglie aveva messo il pollo al forno, l'ha tirato fuori, sembrava il pollo di Ringo Boys, no? Donna? No, quale c'entra avanti? Il pollo? Giocala, Poi dicevo, che devi fare? Oggi sono arrivati anche quelli dell'asfalto. Ma me lo togliete un dubbio? Ma quel cartello rotondo con scritto 20 indica la velocità o sono anni per finire i lavori? Ma so 3 mesi che state a mettere asfalto su sta strada, oh! Sti lampioni si sono talmente abbassati che i cani fanno la pipì sulla lampadina. Voi ricordate il solo Antonio, quello del pian terreno? È un mese che non esce di casa. L'avete asfaltato vivo! Fate i lavori come devono essere fatti, no? Poi dice uno, dice due. Donna! Abbiamo in collegamento una coppia di fidanzati. Hermes e la Titina. Amore, stasera diventami Christian. Christian chi? Quello di 50 sfumature di grigio. Dai, però devi cambiarti. Perfetto! E adesso, con quella cravatta, legami! Dove vai? Non riesco più a slegarmi! Hermes! Titina! Ilaria, mi raccomando, questa volta falla bene, ricordati, con enfasi. Che ha detto? Dice che la devi fare con enfasi. Ma non la posso fare con lei e mi ci trovo meglio. Vi ricordo che Tentate Evasione è tutti i lunedì e mercoledì alle 23.30, però non lo ripeto più. Vi ricordo che Tentate Evasione è tutti i lunedì e mercoledì alle 23.30. Basta! Volete mandare un messaggio alle ragazze del Tentata Evasione? Io sono Romina. Io sono Giulia. Voce! Forse in te è chiaro, devi stare calmo! Calmo! Io sono Anastasia. Io sono Ilaria. Buona! E no, non è venuta.